Amici di Giappone a quattro mani, un assaggio in solitaria nella mia stanzetta della social house di Fusa. Allora, ho trovato un sacco di patatine di Mario e mi direte, vabbè, sono patatine, a parte vabbè, gusti un po' particolari, consomme, cose del genere, ma perché voglio fare questo assaggio? Perché ci sono queste patatine rosa al Wonder Taste, che sarà mai qua? Vabbè, abbiamo sta cosa che mi dà idea di zuppa, però già questi sono al consommé, quindi mistero, vedremo come sono. Allora, partiamo da queste di Mario versione elefante, perché tra l'altro stiamo parlando di Super Mario Brothers Wonder, quindi l'ultimo che ha Mario che si trasforma in elefante. Ci ho giocato, è un casino della Madonna, ma molto divertente. Comunque, perché iniziamo da queste? Perché sono quelle normali, usushio, che sono leggermente salate, e vi dirò, me ne sono pure già mangiate, quindi ne ho lasciata giusto una, forse due, per fare l'assaggio davanti a voi, ma fondamentalmente sono patatine al sale. Tra l'altro sono patatine così fatte, cioè non è proprio una patatina fritta, ma sono queste fatte tipo col puré di patate, poi fatto a patatina, come una famosa marca che potete trovare in Italia. Tra l'altro non ve l'ho detto, queste sono le Chip Star della YBC, in Italia non le ho mai viste, qua in Giappone sono molto comuni, si trovano ovunque. E vi dirò, sono aperte già da qualche giorno e sono ancora croccantine, quindi molto bene. Poi vediamo un po', vogliamo assaggiare prima consommé o sale e alghe, quelle di Bowser o quelle di Luigi? Forse meglio queste, che potrebbero avere un gusto meno forte del consommé. Proviamo. Allora, tra l'altro sono un casino da aprire perché sono un pochino incollate. Tappini. Allora, vediamo. Vediamo. Allora, come vedete, sembra una patatina ammuffita, perché ha queste macchiettine verdine, però ovviamente noi sappiamo che sono delle palme. Ma vi dirò, si lasciano mangiare. Di sicuro non sono le patatine della vita, non sono le mie preferite. Mi dispiace Luigi, ma assolutamente senza infamia, ma soprattutto senza lode. Passiamo a consommé dare cuppa, come dicono qua in giapponese, ma non si chiama, sembra queste, mentre le altre non sapevano assolutamente di niente, cioè non avevano odore, queste ti tirano una sbarfa di brodo proprio incredibile. Sì, è per potentissimo. Allora, subito sulla lingua sono molto buone, danno un po' come quelle alla paprika, no? Ti danno subito quella sapidità, però cioè sto detto retro gusto di brodo, di glutammato, di... già meglio, queste le mangio già più volentieri, ma noi siamo qui per queste, quelle di Mario. Quelle di Mario rosa, quelle rosa che sanno di Wonder. Ma guardate carine,
Non voglio leggere se c'è scritto che cosa sono. Fuori c'è scritto solo Wonder Beast. Allora, l'odore... qualcosa di India. Si sente più dalla confezione. Tanto ve la faccio vedere. Sono proprio più che rosa, quasi viola. Allora, dopo il consommé ne sento poco. Qualche spezia. Non riesco a capire se sa di rapa, ma forse mi sto facendo sviare dal colore, perché è tipico colore tipo degli gnocchi, infatti, cioè che rape, vado a bietola, scusate. Essere barbabietola al curry. Ma dove? Proprio non lo capisco. Sa di qualcosa di indiano, quindi direi curry. Sì, confermo, barbabietola al curry. Vi dirò, in tutta onestà, quelle che preferisco sono quelle salate. Metterei forse al secondo posto queste, al terzo queste e queste snack. E al momento non ne ho trovate altre, ma dovrebbero esserci, ad esempio dovrebbe esserci quelle della principessa Peach e forse un paio di versioni speciali di altro tipo, non so se sono di una vecchia edizione o meno, ma ho cercato su internet in giro, ho visto solo questi. Se li trovo, magari vi faccio un altro video, fatemi sapere se vi interessa, se le avete viste in giro, se le avete provate, se le provereste delle patatine rosa di dubbio gusto. Io nel frattempo vi saluto e prometto non me le mangerò tutte oggi, me le dividerò un po' nei prossimi giorni perché non voglio fare schifo. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!